Ciao, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire le tecniche di stampa. Usare una tecnica di stampa per creare un'opera d'arte è una cosa veramente divertente, perché la tecnica di stampa permette di creare tante copie uguali del nostro manufatto. Cosa si intende per tecniche di stampa? Le tecniche di stampa sono quelle che attraverso una matrice, cioè un corpo principale in cui incidiamo o disegniamo una nostra opera d'arte, possiamo poi stampare una serie di copie uguali di quella matrice. Ci sono le tecniche di stampa in rilievo, che sono le più antiche, e le tecniche di stampa in piano. Ora ti spiego la differenza. La stampa a rilievo è quella che viene fatta su una tavoletta su cui si fa un disegno e da cui poi viene asportato una porzione o varie porzioni di tavoletta fino a creare un disegno inciso su di essa. Allora, la tavoletta può essere in legno e in questo caso si chiama xilografia. È dalla tavoletta in legno, attraverso delle sgorbie o dei micro scalpelli, possono essere tolte delle parti sino a creare un disegno. Dopodiché si passa un inchiostro sulla tavoletta, quindi si applica il foglio sulla tavoletta e il tutto viene schiacciato o manualmente con un pestello oppure da una macchina manuale o elettrica al giorno d'oggi che si chiama torchio. Passando questa matrice col foglio sopra attraverso il torchio o attraverso la pressione del nostro pestello, questa passerà all'inchiostro al foglio nelle parti più elevate, quelle quindi che non abbiamo toccato e in cui non abbiamo scavato togliendo porzione lignea. Ecco, questa è una stampa che può essere ripetuta ciclicamente più e più volte. Come stampa in rilievo, oltre alla xilografia, esiste anche la linoleografia, che è quella che si fa appunto su un materiale chiamato linoleum. In questa si sviluppa alla stessa maniera, scavando le porzioni che vogliamo togliere e quindi che vogliamo non colorate sul nostro foglio attraverso degli strumenti che si chiamano sgorbie. Un altro tipo di stampa in rilievo è la stampa in rilievo su tavoletta di zinco, e qui possiamo distinguere tra punta secca, in cui la tavoletta in zinco si incide con un chiodo o un bulino, che altro non è che una penna in legno che finisce con un chiodo, appunto con una punta di metallo, e con questa punta in metallo si va direttamente a scavare il disegno sulla tavoletta in zinco. Poi si passerà su di essa l'inchiostro, si scaricherà l'eccesso, l'inchiostro andrà ad insinuarsi solamente lì dove c'è il segno tracciato, quindi scavato, e poi passando al torchio i segni che avevano trattenuto l'inchiostro lo rilasceranno sul foglio di carta. L'acquaforte è un metodo di incisione un po' più complesso, che si porta avanti attraverso l'erosione della tavoletta con degli acidi. La tavoletta si scherma con delle vernici e rimangono non schermate solamente le parti che vogliamo vengano incise dall'acido, quindi la tavoletta si mette all'interno di una vaschetta piena di acido e l'acido piano piano corrode questa tavoletta. Una volta tirata fuori la tavoletta dall'acido, si rimuove la vernice, si passa l'inchiostro, si rimuove l'eccesso di inchiostro semplicemente con un tovagliolino di carta, l'inchiostro rimane incastrato solamente nelle parti più profonde della tavoletta, lì dove l'acido ha agito corrodendola. Quindi si pone il foglio di carta sopra la tavoletta di zinco, si passa il tutto al torchio e quello che ne viene fuori è la stampa delle parti corrose dall'acido. Quindi la stampa in rilievo permette di fare un solo disegno su una matrice, che può essere una tavoletta in legno, in zinco, in linoleum, e poi riprodurre il soggetto per quante volte vogliamo su un foglio di carta. Certo, col tempo la tavoletta subirà dei mutamenti. Ecco perché le stampe si numerano sempre. Noi decideremo di fare una tiratura. La tiratura è il modo in cui si chiama il numero di copie che decidiamo di stampare. Pensiamo di fare 100 copie, quindi una tiratura da 100, e man mano che i fogli escono da sotto al torchio, da sotto il nostro pestello, noi numereremo quelle stampe, mettendo 1 di 100. La più pregiata sarà la numero 1, perché il tratto sarà più fresco e proprio come lo voleva fare l'artista. Man mano che la tavoletta passa dalla pressione, i segni si allargano o si schiacciano ulteriormente, quindi la
matrice perde in definizione. La numero 100 quindi sarà la meno pregiata. Le opere che vengono fuori dalla stampa delle tavolette in legno si chiamano xilografie, ma tutte vengono indicate con il nome di incisione, perché proprio c'è il gesto di incidere la tavoletta e quindi di stamparle. Cosa differente invece è la litografia, che è una tecnica di stampa in piano. In pratica prende il nome dal supporto su cui si porta avanti, che è la pietra, che in latino si chiama proprio litos. Ecco perché litografia. Cosa succede? Si fa su una pietra bella piana un disegno con una materia cerosa molto grassa, dopodiché si passa il colore su tutta la pietra. Il colore prenderà soltanto dove non c'è la materia cerosa, quindi dove non avremo steso quella materia cerosa, che può essere visto come un mascherino della pietra. Quindi si poggerà il foglio e si passerà un peso a comprimere il foglio contro la pietra. Da questa pressione del foglio sulla pietra, come abbiamo visto per il torchio, verrà fuori l'immagine stampata, e questa sarà appunto la litografia. Anche per la litografia vale lo stesso principio della numerazione di cui ti ho parlato. Sia la numerazione che la firma dell'artista su stampe di ogni genere va a matita, con una matita non grassa, quindi una matita della gamma H, perché il segno deve essere pulito. Abbiamo visto che gli strumenti delle tecniche di stampa possono essere tavoletta di legno, tavoletta di linoleum, tavoletta di zinco oppure adigraph. I modi per incidere: piccoli scalpelli, delle punte dette anche bulini o le sgorbie. Gli inchiostri sono importantissimi, sono degli inchiostri speciali che per le tecniche di stampa di solito sono inchiostri ad acqua. Servono anche dei rulli gommati per spandere l'inchiostro sulle tavolette, e queste servono proprio per spandere benissimo l'inchiostro, e appunto dei tappetini spargi inchiostro, che sono delle basi su cui mettere l'inchiostro e poi passare più e più volte il rullo affinché prenda bene bene il colore per poi trasportarlo sulla tavoletta. Naturalmente poi invece per le declinazioni più complicate, come le stampe ad acquaforte, servono anche le vernici da mascheramento, servono anche gli acidi e servono delle vaschette di plastica per contenere il tutto. Ma dove si fanno queste stampe? Si fanno su delle carte con delle grammature abbastanza sostenute, che facciano sì che la carta possa ricevere l'inchiostro senza subire grossi imbarcamenti o ondeggiamenti. In più ci vuole una carta che sia mediamente assorbente, non troppo fibrosa, perché sennò l'inchiostro si spanderebbe tra le fibre della carta, ma una carta bella compatta e assorbente al tempo stesso. Oggi come oggi le tecniche di stampa poi sono state molto agevolate dall'avvento dei timbri in silicone e dall'avvento dei tamponi. È un metodo di stampa molto veloce e davvero divertente, con cui possiamo sbizzarrirci veramente, creando delle composizioni di timbri molto molto personali e particolari. Certo, la matrice non l'avremo fatta noi, ma la composizione sicuramente sì. Sono dei timbri che aderiscono in una base in plexiglass, poi vengono ripetutamente poggiati su un tampone pieno di inchiostro e poi vengono pigiati sul foglio di carta. In questo caso non occorre nessuna carta particolare, perché l'immissione di inchiostro è talmente sottile che può essere retta da qualsiasi grammatura di carta. Video in collaborazione con la Raffaello Editori, contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte, di cui ho curato moltissimi contenuti digitali.